Benvenuti a Secondo Voi, programma di attualità, politica, sul sociale e su temi di interesse generale per la comunità. Oggi parleremo dell'accoglienza turistica ad Orvieto. Come si presenta la città ai turisti? È una città pulita? Rispetto alle altre città d'Italia e d'Europa, i prezzi sono alti o nella norma? Sentiamo cosa hanno risposto. Cosa pensate dell'accoglienza turistica di Orvieto? Molto bene, anche se non sono riuscito a trovare un tour operator, però molto bene. Sono appena arrivato, ho guidato la macchina ma c'erano molte zone pedonali e cercare parcheggio è stata una grande sfida, ma è una città fantastica. Molto bene, ho ricevuto molte informazioni. Sono appena arrivato ad Orvieto, bella, molto bella. Arrivarci è stato un po' caotico con l'auto perché il problema dei parcheggi non è da poco. Dove avete parcheggiato? Io per fortuna ho trovato qui su una strisce blu in una piazzetta dove sa c'è il terminal della scala mobile dei parcheggi sotterranei. Ecco, quindi ho avuto fortuna, diciamo, ma se no io, non è facile, insomma. Ecco, le indicazioni dovrebbero essere più efficaci, penso anche agli stranieri, ci sono molti stranieri, forse sono più attrezzati di noi italiani, però insomma credo non sia facile. Ecco. Well, difficult. We just arrived. Siamo appena arrivati, ma ci siamo trovati bene. Very good. Very good. Molto bene. Sono tutti molto cordiali, felici, solari. Bellissima chiesa. Very nice. Molto bella, piacevole. Tutta l'Italia è molto bella. È il posto ideale dove stare, incantevole. Le persone sono tanto carine. Il ristorante ieri sera era incantevole. It's very good. Molto bene. Yeah. Le strade sono molto strette per le auto, ma l'accoglienza è molto buona. It's been wonderful, absolutely wonderful. Meravigliosa, assolutamente meravigliosa. Cena bellissima ieri sera, bell'hotel, stanza fantastica, staff molto cordiale. Ci hanno trattato con molto riguardo. Bellissimo, abbiamo trascorso bei momenti. Qual è la cosa migliore e peggiore di Orvieto? Non posso ancora dirlo. Siamo arrivati circa 2 ore fa. È ancora presto per esprimere un giudizio positivo o negativo. Duomo? Il Duomo. The traffic. E il traffico. Oh, everything, the scenery, it's quiet. Tutto bello, il paesaggio, la tranquillità, magnifico. Il modo in cui avete cura della storia, prestando così tante attenzioni, è qualcosa che possiamo imparare da voi. Che c'è che non va? È tutto così bello qui. Il tempo ci ha sempre sorriso. Abbiamo trovato parcheggio facilmente. Siamo stati molto fortunati. Comunque la cosa migliore, cioè che non è molto caratteristica, non è monotona. Quindi diciamo spazia molto. Noi abbiamo girato su Toscana, abbiamo visto vari posti. Mio marito è umbro, fra l'altro. Comunque la cosa più carina mi pare questa cosa qui. La cosa che invece ho notato sono le scale mobili infinite, i parcheggi, vabbè, insomma, una cosa diciamo proprio minima. Penso che la cosa migliore sia davanti a noi. La peggiore non l'abbiamo ancora trovata. Mi piace la città antica, ma sicuramente la cosa migliore è il Duomo. Penso che il Duomo sia la cosa più bella. La cosa migliore sono tutte le chiese che ci sono, le abbiamo visitate quasi tutte. La cosa peggiore sono le strade, tutte rotte. Proprio non pensavo ci fossero dei percorsi proprio tutti proprio abbandonati. Proprio. Ci sono, ma dappertutto dove siamo andati abbiamo trovato le strade proprio tutte rotte, proprio
tutte tacconate proprio. Gelato. Gelato everywhere. Gelato ovunque. La chiesa, la basilica. We just arrived, I would say that the siamo appena arrivati, ma devo dire che il Duomo è spettacolare. La piazza è incantevole. Speriamo di mangiare anche ad Orvieto e passarci la giornata. Well, we just arrived late last night. Siamo arrivati ieri sera, è difficile dirlo. In ogni caso, tutto quello che abbiamo visto finora era bello. Va tutto bene, non c'è niente che non va. Same thing. I mean, we came last night, we walked. La stessa cosa. La chiesa è favolosa, spettacolare. Molto. Cheguei aqui ontem e muito bela, muito bela. De igreja, muito bela, più bela. Me gusta de arquitetura. Mi piace tutto molto. Il Duomo, l'architettura, il clima tranquillo. Non c'è niente che non mi piace. Mi gusta tutto, tutto, per enquanto. Oh, like I said, the street. Come dicevo prima, le strade sono troppo piccole per le macchine, ma la città è veramente bella. La città medievale è veramente bella. Best, just the sight. La parte migliore è dove siamo. Oh, we haven't come to that. Siamo arrivati solo oggi, ma sembra molto carina. I think the best. Penso che la cosa migliore sia il Duomo, sicuramente. I ristoranti, gli alberghi ad Orvieto sono cari o hanno prezzi giusti? Expensive. Troppo cara, sfortunatamente. Well, we haven't actually gone to a restaurant. Veramente non siamo ancora andati al ristorante, siamo arrivati mezz'ora fa. Well, compared to our country, it's cheaper. Paragonata al nostro paese è più economica, specialmente gli alberghi, ma anche i ristoranti sono un po' meno costosi. I supermercati sono molto più economici. Abbiamo pranzato ad un prezzo ragionevole, come dappertutto. Un pochino più cara. Non sono economici, penso siano nella norma. For me it's not possible to speak because I am a driver bus and for non posso essere obiettivo perché sono un autista di autobus e l'agenzia per cui lavoro sceglie sempre buoni hotel e buoni ristoranti. No, very reasonable. Molto ragionevoli. Not cheap, reasonable. I prezzi non sono bassi, ma ragionevoli. Siamo qui da alcuni giorni e non abbiamo mai mangiato male. Vorrei essere nata in Italia per imparare a cucinare, perché in Italia è tutto così buono. Stiamo ospedati con conforto. Abbiamo abbastanza. Il nostro albergo è confortevole. Abbastanza gradevole. Ha un prezzo giusto. It's the same as around Italy. It's a bit less expensive than the rest of Italy. L'Italia in genere è più cara rispetto al Canada. E Orvieto, nonostante sia un po' cara, è molto bella. Reasonable, very reasonable compared to. I prezzi sono molto ragionevoli paragonati con la Francia. Sì, i prezzi sono buoni. Prezzi non possiamo dire niente, non possiamo. Ma però anche i negozi sembrano abbastanza abbordabili i prezzi. Mi sembra, almeno da quello che mi dice mia moglie, perché io non sono molto addentro in queste cose, però mi dice che anche i prezzi sono abbastanza accettabili, insomma, ecco. No. Ainda non comi, ainda non fui in un ristorante. No, sono stata in un ristorante ieri sera, ma non era caro. Nessun locale dove sono stata era caro. La cucina è meravigliosa. Mi sto divertendo molto. Oh, that's not too much expensive. La città non è molto cara. I prezzi sono molto buoni, per quello che abbiamo visto. The first one we were at seemed. I prezzi sembrano molto economici. No, we think they're quite reasonable. We had a very good dinner last night. I prezzi sono abbastanza ragionevoli.
Ieri sera abbiamo mangiato molto bene, abbiamo speso 90 euro con due bottiglie di vino, meno di quello che abbiamo speso a Roma con la stessa cena. We just had lunch and do you remember where it was? Abbiamo appena pranzato. Ti ricordi dov'era? Molto caro. Come ha trovato la città di Orvieto? Pulita? It's a clean city, but è una città pulita, ma se devo paragonarla all'ultima volta che ci sono stato, circa 3 anni fa, era molto più pulita. Non so se è per il periodo o per i molti turisti, ma mi sembra che sia più sporca. I find it quite clean. There are a lot of tourists here. And mi sembra abbastanza pulita, però considerato che ci sono tanti turisti. Io con quella prima cosa che noto, essendo fumatrice, se ci sono cicche per terra, perché ho il mio posacenere, ancora non ho avuto modo. Comunque non mi sembra, assolutamente no, non mi sembra sporca. È quite clean, but so we visit the market. Abbastanza pulita, anche se ci sono a terra mozziconi di sigaretta e cartacce. Meglio di altri posti. Clean. Pulita. Molto pulita, sì. Pulitissima. No, I think it's... Penso sia molto pulita. No, it's clean. No, è pulita, penso. No, è sporca, ma poi più che altro tra la gente che viene, logico che un po' di sporco c'è, comunque è normale. Quel poco che ho visto, no, è pulita, sì. Poi è ordinata, poi anche noi siamo venuti col camper, e l'indicazione giusta, ci hanno fatto parcheggiare sotto la funivia, attrezzata, e va bene. Poi comodo, si prende subito la funivia, si viene su, si è in centro. Due passi, si è in centro. Clean. Pulita. In Italia ovunque è pulito. La città è pulita, a me sembra abbastanza pulita per quello che ho visto un po' ieri sera al buio e un po' stamattina con il sole. Gente cordiale nei servizi, nei bar. Ho avuto una buona impressione, insomma, ecco. Ieri sera quando siamo arrivati, da dove siamo scesi dalla funicolare, ho notato che un po' la periferia non è molto pulita. Oh, very clean. Molto pulita, molto bella. Thank you. Nella prossima puntata tratteremo delle agevolazioni previste per le aziende che hanno subito danni dall'alluvione del novembre 2012. Grazie per l'attenzione, arrivederci.